Una telefonata ha interrotto questo volume di lettura dall'enciclopedia. Una telefonata ancora. Non telefonatemi, please, perché il mio strumento di registrazione si interrompe. Ma perché non mi chiamate sul telefono? Ora, io non so chi fosse, ma in questo momento sicuramente ho trovato, come dire, inopportuna, ma forse invece era utile, perché così ho cambiato setting. Ormai ho un approccio alla vita così laocontico, questo essere distrutto. Questo essere, come dire, latamente aggrediti, 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 aggrediti dai serpenti, è funzionale, va accettato, sta nella metamorfosis, capito? Non possiamo farne a meno, sono efnerianamente una suffragetta, casomai una desuffragetta, sono per togliere il diritto di voto ai maschi. Ai maschi, questi maschi che telefonano, ma non capiscono che non possono. Speriamo che non ritelefoni ancora, che non intervenga ulteriormente con frazioni e fratturamenti dei miei testi video, dei miei coniglietti volti a negare, diciamo, a sottrarmi alla paura della scomparsa. Della scomparsa! Quindi siamo arrivati a questo paragrafo in cui la storia toglie, diciamo, la teoria dalla condizione di assolutezza, la rende relativa al tempo, la rende relativa alle condizioni di produzione, ma neppure la storia deve farsi, come dire, assolutizzante, neppure la storia deve garantirsi, diciamo, questa totalità della sensatezza, deve anch'essa riconoscersi ovviamente parziale. Ma ora torniamo a questa lettura dentro, un po' fuori dalla conigliera, dentro, un po' fuori da questa conigliera circense, sono un po' con un po' anche così moiricamente orfeico, sono Orfeo e sono orfeico, moirico orfeico, ma sono così coniglico da assumere su di me anche una maschera ulteriore di, a parte la mia, quella così da morto, no? Da proto morto. La maschera funebre, perché anche nella maschera funebre cosa si vuole? Si vuole fissare una faccia che scomparirà, è per questo che la si fa, no? E la maschera funebre, come la maschera teatrale, nascono per fissare ciò che scompare, come il guscio del granchio evoca la sua danza quando perde la pelle, così come la pelle del serpente evoca la danza del serpente medesimo. Perché non mi riesce più mettere alla mia maschera funebre questa maschera invece di coniglio? Vediamo se ci riesco, se faccio della mia maschera funebre una maschera ludica invece, una maschera ludica da coniglietta efneriana, da coniglietta efneriana. Ecco, vediamo se ci riesco a mostrare questa maschera così efneriana, con questa bocca rossa spalancata, con questa conigliettitudine che vira un po' asininamente. E quindi qui faccio forse contento il mio amico Valerio, con cui ieri ho intrattenuto una conversazione raffinata e prolungata sui massimi e i minimi sistemi delle arti, conversazioni che di solito invece intrattengo con Diara, con il mio, diciamo, interlocutore preferenziale, perché lui sempre ascolta e poi manda e ha ovviamente delle teorie con cui io amo confliggere, perché così si crea un movimento. Non riesco a essere bravo a stargli accanto, sono più confliggente purtroppo, ho una natura un po' agonistico-conflittuale talvolta, perché sono così perso in questa conigliettitudine, in questa conigliettitudine efneriana anche, ma soprattutto youtubica. Via, voglio mettermi
questa maschera da coniglio, da coniglio, una maschera da coniglio, una maschera da coniglio efneriano, efneriano, efneriano. Sono efnerianamente un coniglietto, ma anche un po' un asinello, un asinello di Winnie Pooh. Sono anche un asinello Winnie Poohiano, così. E mi metto quindi una giacca un po' sobria da conferenziere, che testimoni già un po' più il mio lato approccio con il sapere. Con il sapere, ecco, e mi metto questi occhiali a testimoniare la mia, questa conigliera ancora, e qui questa maschera che mi crolla di coniglio. Ah, ma è terribile, eh? Inagibile alla fine, eh? Inagibile. Oh, eccola, eccola qua. Mettiamo degli occhiali, forse è meglio metterli sotto missione degli occhiali alla maschera, ecco, alla maschera youtubica, a questa maschera youtubica in cui io manifesto una lata bocca rossa e sono pronto ad avere le mie paure, come dire, concretate dentro questa struttura a conigliera, con gabbie varie, con vari riferimenti e strutturazioni, eh? Ma non vedo quasi niente da lontano così. E allora mi ci vorrebbe invece un approccio più dottoriale, dottorante, da dottore veneziano, da grande gufo, corvo veneziano, che, come dire, sa chiaramente come prendere il toro per le corna e mettere insieme, queste due nature di maschera: il coniglio spaventato, anche ammalato dalla propria paura. E il corvo dottore, sa lui come fare. Questo corvo dottore sa come interagire, giustamente, sa come interagire con la maschera, questo corvo dottore sa come interagire con questa maschera, perché poi tutto latamente è osceno, fuori dalla scena. Anche la lettura della tesi è e non può che essere fuori dalla scena. La lettura della tesi è a sua volta così oscena, è chiaramente oscena. La lettura della tesi si fa oscena. Io mi faccio corvo ed asino, un corvo asinato, oppure un ibrido di corvo coniglio, eh? Un ibrido di corvo coniglio, un ibrido di corvo coniglio, un corvo che, come dire, imbecca il coniglio, gli fa dire cose che altrimenti il coniglio da solo non potrebbe in alcun modo dire. Questo coniglio non potrebbe in alcun modo dire alcunché se non ci fosse di mezzo questo corvo che, come dire, addirittura toglie via, strappa, fa strappare via, 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 fa strappare chiaramente via la conigliera. Ma torniamo invece alla lettura della tesi. Torniamo alla lettura della tesi. Deconigliamoci, rendiamoci forse, come dice Michelucci, degli asinelli. Degli
asinelli, degli asinelli così, degli asinelli corvi, come Pinocchio nascondo sotto le orecchie d'asino, invece io nascondo sotto delle ali di libellula farfalla, è ovvio, voglio essere leggero, voglio essere lievitante, levitante, voglio essere levitante, via, via, quello che evoca la patologia, anche la maschera di morte, anche la maschera della coniglietta Efneriana, che fu geisha, l'artista geisha che soddisfa l'artista cortigiano, via anche questa maschera, e invece evochiamo come mia sempre presente figura di riferimento dopo la coniglia parlante, la mimetica, la danzante leprina, sempre leprina, con il suo mimesis, con il suo stare con me in un rapporto ovviamente di danzatore con danzatore, leggera, lieve, come sempre così scultoria, di una scultoricità assoluta e con una sua capacità di testimoniare il movimento e l'eleganza. Ecco, in una abbiamo piuttosto la parlante e nell'altra invece questa eleganza danzante. Ma ora dobbiamo riprendere la lettura della tesi, quindi l'obiettivo primo è riaffiorare, riaffiorare, riafferrare, riafferrare. Nel frattempo faccio una pubblicità di libri, perché io sono anche un... Ecco, Kurt Herrig, La disposizione dei fiori. Questo Kurt Herrig, La disposizione dei fiori. Questa bellissima disposizione dei fiori. Mettiamo così e vi facciamo vedere la disposizione dei fiori della Kurt Herrig. Eccola, la Kurt Herrig con questa geisha che si tiene in rapporto con i fiori. Noi disponiamo le parole, ma anche il trattato metafisico, il piccolo trattato di pittura di De Chirico, a cui noi sempre, De Chirico, ci ispiriamo. E riproponiamo ancora una volta la cage, la gabbia nella quale siamo prigionieri, nella conigliera in cui siamo, riproponiamo questa conigliera amnestica, youtubica, per finire, per definire la lettura della tesi. Qui stiamo parlando della storia, in attesa che io possa manifestare me stesso come una falena non dormiente, ecco, o come un clown augusto, non come un clown bianco, ovviamente. Metto la mano di Leprina fuori dalla conigliera, lei ne vorrebbe uscire. Era del tutto quindi impossibile scrivere una storia della teoria dei colori. Era del tutto impossibile scrivere una storia della teoria dei colori, certo, del tutto impossibile scrivere questa storia della teoria dei colori. Era del tutto impossibile scriverla, del tutto facendo riferimento appunto alla teoria, fino a quando Reggessi avesse retto la teoria di Newton. Qui mi si gira il braccio di lei, non va bene così, mettiamola così, ecco. Non era possibile, quindi no. Avevo preso degli occhiali per te. Dove li ho messi? Dove li ho infilati? Che fine hanno fatto? Io mi potrei mettere due orecchie di coniglio così conformate, due orecchie di coniglio o di grillo, due orecchie di coniglio così conformate. Allora, era impossibile, quindi, una teoria, se finché si fosse retta quella di Newton, se diviene strumento che pone in crisi l'alterigia, ecco. Ecco, allora similmente a quello che avviene nell'enciclopedia, ecco, la storia deve farsi storia e racconto nel modo in cui si manifesta nell'enciclopedia, eh?
Non si offre una spiegazione, l'attenzione non è rivolta alle cause, piuttosto alle condizioni, ma zone, contesti plurilevabili, brani, quelle che nell'enciclopedia sono le voci, da poter personalmente costruire, connettere in una visione storica, in continua ridefinizione, una visione storica in continua ridefinizione. Senza alcun autorevole punto esterno di riferimento, quindi è una storia dall'interno che si muove, diciamo, heisenbergianamente, trasformandosi dall'interno, senza nessun punto di vista esterno, assoluto, senza alcun autorevole punto di vista di riferimento, senza alcuno svolgimento, il riferimento permane confuso, come materiale fra materiali. Ci rassegniamo a fornire invece della storia materiali. Per essa, in qualche modo il rapporto a strutture, a sistemi, convenzioni teoriche è ineludibile, ma l'ironia di cui Goethe si vale.